Ciao a tutti, siamo qui per un nuovo ciclo di tutorial di movimentazione di capoeira e acrobatica, con un nuovo format di video più breve, più immediato, in cui darò tutti i dettagli del movimento che andremo ad analizzare. Oggi vedremo il movimento di Aou de Reversão, o Aou de Frente, che non è un movimento difficile, ma è un movimento con cui moltissimi praticanti, soprattutto all'inizio, si scontrano perché non hanno messo a fuoco alcuni dei dettagli fondamentali che consentono l'esecuzione corretta del movimento stesso. Dettagli del movimento. Partiamo dal fatto che, essendo comunque una variazione di Aou, è importante avere una base buona di movimento di Aou aperto, la Aou con le gambe stese. Secondo step importante per comprendere la dinamica di movimento dell'Aou de Reversão è quello di eseguire metà del movimento di Aou aperto, ossia partire come se fosse un Aou aperto e fermarsi, anche solo per una frazione di secondo, nella posizione intermedia centrale, ossia quella in cui mi trovo in verticale con le gambe aperte. Attenzione, non è necessario saper tenere una posizione di verticale con le gambe aperte per poter imparare l'Aou de Reversão. È importante capire qual è il momento in cui io mi trovo all'apice del movimento dell'Aou, passando, diciamo, dalla posizione di verticale con le gambe aperte. Motivo per cui proveremo un po' di volte ad allenare questa salita con questo piccolo stop nella posizione centrale della verticale. Una volta capito quando è il momento in cui mi trovo nella posizione di verticale con le gambe aperte, tutto il lavoro che devo imparare a fare è quello di ruotare il bacino nella direzione in cui sto andando. Quindi partiamo con la U, ci fermiamo per una frazione di secondo nella posizione di verticale e diamo una rotazione al bacino, come in questo video. Ripetete più volte questo esercizio di ruotare il bacino dalla posizione centrale. Lo step successivo è semplicemente mettere tutto insieme, ovvero partire come se fosse una U aperto normale, nel momento dell'apice del movimento con la posizione di verticale con le gambe aperte, ruotare il bacino e semplicemente proseguire il movimento della U, ricordandosi di staccare bene verso l'alto la prima mano che ho appoggiato a terra. Provate un po' di volte il movimento, allenatevi, all'inizio sarà normale atterrare leggermente seduti, sarà normale magari non utilizzare l'arco della schiena per alzarsi. Una cosa molto importante è proprio quella di allungare il movimento il più possibile in modo che l'energia del movimento non si esaurisca sul primo piede che poggia a terra, ma mi proietti in avanti verso il secondo piede in modo da potermi alzare completamente. Allenatevi, postate i vostri progressi sotto al video se vi va come commento e se avete anche delle ulteriori domande o dettagli che non vi sono chiari, scrivetemelo nei commenti e cercherò di rispondere a tutti quanti. Alla prossima!